Bene, riprendiamo la discussione sulle relazioni. In particolare oggi ci concentreremo su due particolari tipi di relazioni, quelle di equivalenza e quelle di ordine, che sono due insiemi di relazioni particolarmente importanti. Ripetiamo un secondo, l'abbiamo visto la lezione precedente, ma lo ripetiamo un istante. Che cosa intendiamo per relazione di equivalenza? Una relazione interna, cioè dove l'insieme di partenza e di arrivo sono lo stesso insieme, si chiama relazione di equivalenza. Se in essa valgono le seguenti proprietà: è riflessiva, cioè se qualunque elemento appartenente all'insieme sul quale è definita la relazione sta in relazione con se stesso. Ditemi se è tutto chiaro quello che scrivo, attenzione. Scusi, dopo la ribaltata cosa c'è scritto? A piccolo appartenente ad A grande. Quindi la relazione interna è definita nell'insieme A. A piccolo indica il generico elemento di A grande. Quindi questa scrittura si legge dicendo qualunque elemento dell'insieme A grande sta in relazione con se stesso. Allora è riflessiva. Ok? Poi, oltre ad essere riflessiva, seconda proprietà, è simmetrica. Cioè, dati A e B piccolo appartenenti entrambi ad A, se A è in relazione con B, allora anche B è in relazione con A. Cioè, le coppie sono invertibili. Spero che leggiate bene, qui ho un po' poco spazio, ma insomma, spero che si legga bene lo stesso. Terza proprietà è transitiva. Quindi se prendo A, B e C, tutti e tre appartenenti all'insieme A, tutte le volte che A è in relazione con B e B è in relazione con C, allora necessariamente anche A è in relazione con C. Quando questo accade, la relazione si chiama transitiva. Ok? D'accordo? In questo caso parlo di relazione di equivalenza. Fatemi sottolineare in rosso. Verificarsi tre proprietà. Questa e questa. Facciamo un esempio che tutto sommato vi riguarda da vicino. Immaginiamo che l'insieme A grande, nel quale definiamo la nostra relazione, l'insieme ambiente, sia formato dagli studenti della nostra scuola. Tutti quegli iscritti all'anno scolastico 2021-22, nel nostro liceo, ok? Immaginiamo questa relazione. Se A e B sono elementi dell'insieme A grande, quindi sono due studenti della scuola, allora A è in relazione con B se e solo se A frequenta la classe di B. Lo studente A frequenta la stessa classe dello studente B. D'accordo? Questa relazione è di equivalenza? Verifichiamolo. È
è riflessiva? Secondo voi è riflessiva? Sì. Certo che sì, perché ogni studente frequenta la stessa classe di se stesso. Ok? Sì, ogni studente frequenta, scusate, la sua stessa classe. D'accordo? Quindi A e B possono essere lo stesso studente. Ogni studente ha relazione con se stesso. Ha relazione con A, qualunque sia lo studente considerato. È simmetrica? La risposta è certamente sì. Perché se A frequenta la stessa classe di B, necessariamente B frequenta la stessa classe di A, qualunque siano A e B appartenenti all'insieme degli studenti iscritti alla scuola. Se qualcuno ha dei dubbi su quello che dico, per cortesia fatemelo sapere, alzate la mano. È chiaro questo? Molto bene. La terza proprietà è transitiva? Certamente sì, perché se A frequenta la stessa classe di B e B frequenta la stessa classe di C, allora anche A frequenta la stessa classe di C. Quindi sì, è transitiva. Ok? Aiuto chiaro? Molto bene. Su questo esempio facciamo ancora qualche considerazione. Immaginiamo che questo sia il nostro insieme ambiente A grande, cioè l'insieme di tutti gli studenti iscritti alla scuola. E consideriamo, adesso ne faccio di meno di quelle che in realtà ci sono, ma le diverse classi. La classe prima, la classe seconda, la classe terza e così via. Considero solo tre, per semplicità. Allora cosa succede? In ogni classe, ogni elemento della classe è in relazione con tutti gli altri e viceversa. Giusto? Perché tutti appartengono alla stessa classe. Qui faccio doppie frecce in tutti e due i sensi e così via. Questo dovrei farle dappertutto. Ok? Ogni elemento è in relazione con tutti gli altri. A e B, nessun elemento di una classe è in relazione con nessun elemento dell'altra classe. Ok? Non ci sono elementi della classe prima in relazione con quella seconda, perché frequentano classi diverse. Giusto? Non solo, ma qualunque elemento io prenda della classe prima, utilizzando questa relazione, questo identifica o mi permette di individuare tutta la classe. Ok? Senza ombra di dubbio. Prendo un elemento di questo sottoinsieme e posso individuare la classe prima considerando tutti quelli che stanno in relazione con questo particolare elemento appartenente all'insieme A. Ok? Questo particolare sottoinsieme, cioè il sottoinsieme preso, che ne so, l'elemento A piccolo appartenente ad A grande e considerato tutto l'insieme degli elementi di A grande che stanno in relazione con questo, mi permette di individuare la classe, per esempio, prima, se A appartiene alla prima o la seconda, se appartiene alla seconda e così via. Questo particolare sottoinsieme, cioè sottoinsieme di tutti gli elementi che stanno in relazione con
lo si indica con questo simbolo, A tra parentesi quadre, e prende il nome di classe di equivalenza. Volendo definirla in simboli, diciamo che la classe di equivalenza relativa all'elemento A è formata dagli tutti gli elementi x appartenenti ad A, tali che x sta in relazione con A. Scusate la parentesi. Dimmi. La tra parentesi quadre è un sottoinsieme di Esattamente, un sull'insieme insieme. di A grande. Quindi, giustamente, la classe di equivalenza è chiaramente un sottoinsieme di A grande. Ok? È chiara l'idea che c'è sotto? Se io prendo un qualsiasi studente della vostra classe e considero la relazione, lo studente X è in relazione con questo particolare studente che ho considerato, questo sottoinsieme mi permette di definire l'intera classe prima, perché solo quelli della classe prima sono in relazione con questa. Se prendo uno studente della seconda e considero tutti gli elementi di studenti dell'istituto in relazione, scusate, con quello della seconda, mi permette di definire univocamente tutta la seconda e così via. Ok? Il particolare sottoinsieme dell'insieme ambiente, in questo caso A grande, di tutti gli elementi di A grande in relazione con quel particolare elemento, si chiama classe di equivalenza. Quindi, volendo utilizzare l'esempio che abbiamo appena fatto, la classe prima è una classe di equivalenza definita all'interno degli studenti iscritti al liceo in relazione alla relazione, scusate il gioco di parole, lo studente X appartiene alla classe di lo studente Y, oppure lo studente A piccolo appartiene alla stessa classe di B piccolo. Ok? È tutto chiaro? Questo caso logico è dimmi. Ma quindi A in questo esempio equivale alla classe prima? No, No, A grande è l'insieme di tutti gli studenti della scuola. A piccolo. A piccolo identifica la classe prima, certo. E quindi al posto di A piccolo, se A piccolo appartiene alla classe prima, questo sottoinsieme individua tutta la classe prima. Ok? E l'elemento scelto, in particolare, che ne so, quello, uno qualsiasi della classe prima, viene a prendere il nome di rappresentante della classe. In qualunque modo lo si scelga, proprio stamattina avete fatto l'elezione del rappresentante. Ok? Quindi se prendo un qualunque elemento della classe, rispetto a questa relazione, appartenere alla stessa classe D, questo elemento individua l'intera classe. Ok? È tutto chiaro? Quindi posso considerare, immaginate che qui scelgo l'elemento A, qui scelgo l'elemento B, qui scelgo l'elemento C. L'elemento A rappresenta la prima, B la seconda, C la terza e così via. Ok? Quindi posso immaginare un insieme formato da tutte le classi di equivalenza. Estraendo dalle classi un rappresentante per classe. Quindi queste sono le classi di equivalenza. Questa e questa. E l'insieme delle classi di equivalenza prende il nome di insieme quoziente e si indica col simbolo, scusate, l'insieme di partenza, che
una barra di frazione e la relazione. L'insieme quoziente è l'insieme formato da tutte le classi di equivalenza. Quindi, per formare l'insieme quoziente, tecnicamente, è sufficiente che io consideri uno qualunque degli elementi di ciascuna classe. Quindi, nel nostro caso specifico, l'elemento A, che mi individua tutta la prima, l'elemento B che mi individua tutta la seconda e l'elemento B C che mi individua tutta la terza. Ok? È chiara l'idea? Attenzione a un'altra cosa importante. Concentriamoci sull'insieme quoziente. D'accordo? Allora, l'insieme quoziente è formato da tanti sottoinsiemi dell'insieme ambiente grande, l'insieme di tutti gli studenti della scuola. Giusto? Ma nel nostro caso io ne ho indicati tre. La classe di equivalenza A non è vuota, perché se esiste la classe vuol dire che dentro c'è almeno uno studente. La classe B lo stesso. La classe C lo stesso, nessuna è vuota. Inoltre, non esistono studenti che appartengono a classi diverse. Quindi, se interseco sottoinsieme classe di equivalenza A con qualsiasi altro sottoinsieme, ottengo l'insieme vuoto. Quindi le classi di equivalenza sono a due disgiunte. Non ci sono studenti che appartengono simultaneamente a classi diverse. Ok? E infine, non ci sono studenti che non stanno in nessuna classe. Cioè, se unisco tutte le classi di equivalenza, ottengo l'insieme di tutti gli studenti iscritti. Quindi questo cosa mi permette di poter dire? Ottimo, che l'insieme formato da tutte le classi di equivalenza può essere considerato una partizione dell'insieme A grande. Quindi l'insieme quoziente A su R è una, scusate, scrivo un poco meglio, andiamo a dare un po' più piano, una partizione di A. In generale, se ho all'interno di un insieme una relazione di equivalenza e considero l'insieme delle classi di equivalenza, questo insieme di classi di equivalenza mi suddivide l'insieme A in tanti sottoinsiemi non vuoti che formano una partizione di A. Perché verifica le tre proprietà della partizione, sottoinsiemi non vuoti, disgiunti e che esauriscono l'intero insieme A. Ok? Una domanda, prego. Quindi per essere un insieme quoziente deve rispettare queste regole? No, attenzione, è una conseguenza. L'insieme quoziente è l'insieme delle classi di equivalenza. Essendo definito così, verifichiamo che è anche una partizione dell'insieme A. Attenzione alla concatenazione logica. C'è un'altra domanda? No. Ok. Quindi se quoziente conosco già una partizione di A.
Quindi utilizzando il sistema consciente ho già automaticamente una partizione di A, certo. Quindi quando è questa un'operazione che di solito, nel nostro caso, è riservata alla segreteria. Quando gli studenti si iscrivono all'anno scolastico a venire, la segreteria fa una partizione dell'insieme degli iscritti in classi diverse usando determinati criteri, ok? E la partizione può essere concepita o pensata come l'insieme delle classi di equivalenza formato dagli studenti che stanno nella stessa classe. È chiaro l'idea che c'è sotto? Quindi questa è una tecnica, se volete, semplice, secondo me è semplice, per creare, per ottenere una partizione dell'insieme su cui stiamo lavorando. D'accordo? Si possono fare partizioni anche indipendentemente dalle classi di equivalenza, d'accordo? Però usando le classi di equivalenza si può creare una partizione. Ok? Ci sono domande? Vediamo, detto questo, se è tutto chiaro, vediamo di introdurre o cercare un altro esempio. Scusate. Di relazione interna di equivalenza che mi consente di costruire una partizione dell'insieme su cui lavoro. Qualcuno ha qualche proposta? Troviamo un altro esempio di classe di equivalenza, di relazione di equivalenza con la quale posso creare dopo una partizione. Cioè, tecnicamente, fatemi un esempio di relazione di equivalenza. Quindi, per fare l'esempio di una relazione di equivalenza, cosa mi serve? Un insieme è il modo di associare elementi dell'insieme a elementi dello stesso insieme. Cioè, deve essere una relazione interna e deve essere riflessiva, simmetrica e transitiva. Qualcuno ha qualche idea? Lo suggerisco io, per esempio. Prendiamo come insieme ambiente un determinato insieme di persone. Non importa quante o quali, ok? E definiamo questa relazione. Se A e B sono appartenenti a questo insieme, se volete, l'insieme A è l'insieme della classe, della nostra classe, nessun problema, per esempio. A e B appartenenti a questo insieme sono in relazione se e solo se A è nato nello stesso mese di B. Ok? È una relazione interna? Sì, perché A e B appartengono allo stesso insieme. Ok? È una relazione riflessiva? Certo, perché ogni elemento dell'insieme è nato nel suo stesso mese. È simmetrica? Certo, perché se A è nato nel mese di B, anche B è nato nel mese di A. È transitiva? Sì, perché se A è nato nel mese di B e B è nato nel mese di C, anche A e C sono nati nello stesso mese. Quindi è una relazione di equivalenza o, se preferite, per abbreviare, una equivalenza. Perché è simmetrica, riflessiva e transitiva. Quali sono le classi di equivalenza? Le in questo insieme, insieme di un certo gruppo di persone, in relazione a essere nati nello stesso mese. Supponiamo che ne so,
prendiamo uno qualunque delle nostre persone e definiamo la classe di equivalenza in relazione a questo individuo, che insieme ottengo. Secondo voi? Tutti quelli che sono andati nel suo stesso mezzo. Perfetto, ottimo. Tutti gli elementi, o meglio, siamo un pochino più chiari, tutte le persone che appartengono all'insieme A, in A, nate nel mese di A piccolo. Supponiamo che sia gennaio, non lo so, ok? Quindi se A piccolo è nato in gennaio, tutti quelli nati in gennaio fanno parte di questo sottoinsieme, ok? E così via. Quindi prenderemo un altro sottoinsieme B, tutti quelli nati nel mese di B e via dicendo. Quindi possiamo ripartire o suddividere, se preferite, l'insieme A seconda dei mesi dell'anno nel quale sono nate una o più persone. Potrebbe anche darsi che in un mese è nata una persona sola. In quel caso anche ho una classe di equivalenza, ho un solo elemento, però c'è. Ok? Quindi il nostro insieme quoziente A su R è fatto da tutte le classi di equivalenza, cioè l'insieme di tutti i mesi in cui è nata una delle persone dell'insieme A. E questa è una partizione, perché nessuno è nato in due mesi diversi, ok? Se c'è un elemento, dimmi. Cosa c'è scritto? Classe di? Equivalenza. Ho abbreviato in equiv. Ripeto, nessuna classe di equivalenza è vuota, perché basta che ci sia una persona nata in quel mese, la classe c'è. Sono due disgiunte e la loro unione forma tutto l'insieme A. D'accordo? Dimmi. In quel caso fa parte di febbraio. Ah, ok. Anche se il suo compleanno non... Sì, in quel caso, ahimè, lo festeggia ogni 4 anni, ma insomma, okay. Sempre febbraio è. Altre domande? Benissimo. Detto questo, dimmi. Una classe di equivalenza può avere anche solo elementi? Sì, certo. Però non si possono fare paragoni, tra virgolette. Non si possono mettere in relazione un elemento da solo. Cioè, si può mettere in relazione una volta, non più volte. Non si può fare tipo una... Sì, ma in ogni caso lui definisce la sua classe di equivalenza, che poi ci sia un elemento più di uno, comunque è un insieme non vuoto, disgiunto da tutti gli altri. È comunque un sottoinsieme dell'insieme di partenza, ok? Se fin qui tutto chiaro, vediamo, passiamo alle relazioni d'ordine e vediamo alcune considerazioni in relazione a quest'altra grande famiglia di relazioni, ok? Che si chiamano anche ordinamenti. Una relazione d'ordine è tale se
è una relazione interna dell'insieme A, un insieme che chiamiamo A, che sia antisimmetrica e transitiva. In quel caso parlo di relazione d'ordine. Ok? Facciamo un esempio anche qua. Vi ricordate cosa significa antisimmetrica? La relazione si dice antisimmetrica se, facciamo così, lo ripeto, transitiva l'abbiamo appena visto, l'antisimmetrica significa dire che se x e y, anzi no, usiamo a e b, se considero due elementi A e B appartenenti all'insieme A, con A diverso da B, il fatto che A stia in relazione con B implica che B non sta in relazione con A. Allora è antisimmetrica. D'accordo? Bene. Consideriamo questo esempio. Immaginate che non so, prendiamo un esempio, un insieme A, un insieme di numeri. 1, 2, 3, 4 e 5, un insieme semplice, ok? E la relazione A sta in relazione con B se e solo se A è più grande di B. È chiaro a tutti cosa significa questo simbolo? Perfetto, si legge maggiore di, ok? Quali sono le proprietà di questa relazione? Andiamo a verificare prima di tutto se è d'ordine o no. È antisimmetrica? La risposta è sì. Perché qualunque coppia di numeri io prenda, diversi, ok? Se il primo numero è maggiore del secondo, automaticamente è falso che il secondo è maggiore del primo. È tutto chiaro? Cioè, se prendo A e B, due numeri diversi tra loro, allora se A è maggiore di B, automaticamente B non è maggiore di A. Facciamo l'esempio, 3 è maggiore di 2, 2 non è maggiore di 3. Ok? Ed è anche transitiva. Perché se A è maggiore di B e B è maggiore di C, automaticamente anche A è maggiore di C. Nel nostro caso, per esempio, che ne so, 5 è maggiore di 3, 3 è maggiore di 1, 5 è maggiore di 1. D'accordo? In questo caso è una relazione d'ordine. Perché verifica queste due proprietà. Ne ha anche un'altra di proprietà importante. Ditemi se ci siete, se posso andare avanti. Ne è antisimmetrica, fatemelo sottolineare. Ed è transitiva. Quindi è una relazione d'ordine.
In più, vale anche questa proprietà. Attenzione, nota bene. Qualunque numero io scelga in A, questo non sta in relazione con se stesso. Perché? Perché qualunque sia A, è falso che A è maggiore di A. Quindi è anche antiriflessiva. Una relazione che sia antisimmetrica, transitiva e antiriflessiva si chiama relazione d'ordine stretto. Okay. Se ho una relazione, ripeto, che sia antisimmetrica e transitiva, la chiamo relazione d'ordine. Se in più è anche antiriflessiva, la chiamo di ordine stretto. C'è qualche domanda? Ok. La contrapposizione a questo è il caso in cui la relazione è di ordine, okay, ma è anche riflessiva. Facciamo adesso un altro esempio. Quindi se ho un insieme di numeri, come i numeri cos'erano, da 1 a 5, e la relazione A maggiore di B, ho una relazione di ordine stretto. Immaginiamo quest'altra relazione, se A è sempre 1, 2, 3, 4 e 5, e la relazione A in relazione con B, se e solo se A è maggiore o uguale a B, quindi soddisfa una relazione anche le coppie dove il primo numero o è sia uguale oppure maggiore del secondo. In questo caso questa relazione è riflessiva. Questo a causa del fatto che c'è l'uguale, cioè ogni elemento di A sta in relazione con se stesso. Perché accetto anche il caso in cui il primo numero sia uguale al secondo. Una relazione di questo tipo, che sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva, viene detta relazione d'ordine ampio oppure largo, in contrapposizione a quello stretto. È comunque una relazione d'ordine, solo che accetta anche il caso in cui il primo e il secondo elemento sono lo stesso numero. Ok? Un altro esempio è, per esempio, nell'insieme delle persone di questa stanza, la persona A è in relazione con la persona B se A non è più alto di B, quindi ha un'altezza uguale o inferiore. In questo caso ho un ordinamento in senso ampio. Dimmi. Il segno della freccia con la linea sotto non sarebbe A maggiore o uguale a B, Sì, quindi quindi il 4 è in relazione col 4, perché 4 è maggiore o uguale a 4, nel senso che essendo uguale a 4, questo criterio è verificato. Perché questa relazione funziona ogni volta che il numero A è o uguale a B o più grande di B. Quindi ogni elemento è in relazione con se stesso. La relazione diventa riflessiva.
semplicemente prendendo quella di prima e aggiungendo l'uguale. Ok? È tutto chiaro? Quindi, attenzione, possiamo avere due tipi di ordinamenti. Quello stretto, quando ho un ordinamento di tipo antiriflessivo, o quello largo, quando ho un ordinamento di tipo riflessivo. D'accordo? Ok? Ultima distinzione, e poi mi fermo, è la seguente. Prendiamo quest'altro esempio. Prendiamo A, l'insieme di prima. Vabbè, concludiamo. 1, 2, 3 e 4. E consideriamo questa relazione. A e B sono elementi di A grande. E A sta in relazione con B se e solo se A è multiplo di B. Questa proprietà, questa relazione, scusatemi, è un ordinamento? Sì. Perché? Perché è antisimmetrica se A e B sono diversi. Allora, è antisimmetrica perché se A è diverso da B e A è multiplo di B, immediatamente consegue che B non è multiplo di A, quindi è antiriflessiva. Prendiamo il 4 e il 2, 4 è multiplo di 2, ma 2 non è multiplo di 4. Ok? Ci siamo? È transitiva? Certo. Perché 4 è multiplo di 2, 2 è multiplo di 1, 4 è multiplo di 1. È transitiva. Quindi è transitiva anche qua, ok? Però in questo caso ho una particolarità. Vediamo che proprietà ha questa relazione. Come confronto, ad esempio, il 2 e il 3. Se A vale 2 e B vale 3, posso dire che 2 sta in relazione con 3 o 3 sta in relazione con 2? Non posso dire né la prima né la seconda. Quindi 2 e 3 non sono confrontabili. In questo caso, quando, ripeto, ho un ordinamento nel quale ho una o più coppie di numeri diversi non confrontabili, cioè per i quali nessuno dei due sta in relazione con l'altro, parlo di ordinamento parziale. Un ordinamento, cioè dove ho coppie non confrontabili. Mentre l'esempio da cui siamo partiti, per esempio, dove era? Eccolo qua. Se uso lo stesso insieme, numeri da 1 a 5, e la relazione A è maggiore di B, questo è un ordinamento totale. Perché qualunque coppia di numeri diversi io scelga, posso sempre stabilire chi è più grande e chi è più piccolo. In questo caso ho un ordinamento totale. Cioè qualunque coppia di numeri distinti, attenzione, io scelga, posso sempre stabilire
quale relazione funziona? A in relazione con B oppure B in relazione con A? Una delle due è vera, l'altra è falsa. Non possono essere false tutte e due. Se questo accade, parlo di ordinamento totale. Lo scrivo qua sotto. Per esempio, A era il numero di insieme di prima, 1, 2, 3, 4 e 5. E A sta in relazione con B se e solo se A è maggiore di B. Questa è una relazione d'ordine totale. Perché qualunque coppia di elementi A e B dell'insieme A, con A diverso da B, vale o che A è in relazione con B, oppure B è in relazione con A. Una delle due è vera, l'altra è falsa, ovviamente. Ok? Un altro esempio di ordinamento parziale è questo, e dopo mi fermo. Prendiamo gli studenti della classe, ok? E consideriamo la relazione: lo studente A ha ottenuto un risultato superiore allo studente B. Questo tipo di relazione è una relazione d'ordine, ma nel caso in cui O abbia studenti diversi che hanno ottenuto lo stesso risultato, l'ordinamento diventa parziale, perché due studenti diversi che hanno ottenuto lo stesso risultato non sono confrontabili, non posso dire chi ha avuto un risultato maggiore dell'altro, perché sono lo stesso risultato. In quel caso è un ordinamento parziale. Se invece nell'insieme della classe tutti hanno avuto risultati diversi, l'ordinamento diventa totale. Per esempio, due studenti distinti, posso sempre dire chi precede chi altro. Ok? L'ordine diventa parziale se sono false sia questa espressione che questa. D'accordo? Ci sono domande? No. Allora ci fermiamo qui per adesso.